Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Medicina, dietro la notizia il nostro consueto contenitore giornalistico. Si parla sempre poco, ma le statistiche ci dicono che sono tanti e si fa anche poca prevenzione. Stiamo parlando dei traumi del cavo orale e ne parliamo fra un attimo con due esperti subito dopo la sigla. Ebbene, torniamo in studio e andiamo a presentare i nostri ospiti che sono il dottor Federico Vegone, specialista in odontostomatologia e protesi con una lunga esperienza in questa branca. Benvenuto e grazie per aver accettato grazie il nostro a voi. Invito. E il dottor Giancarlo Bergamin, odontoiatra e abilitato al servizio ASL. Benvenuto anche a lei. Buonasera e grazie dell'invito. Allora, che cosa si intende per traumi del cavo orale? E come possono essere divisi? Lo chiediamo al dottore Avecone. Allora, assodato che è un argomento di attuale importanza, sempre presente, sempre diciamo consueto, perché il nemico è dietro l'angolo, possiamo dire che i traumi del cavo orale possono avvenire sia in età infantile pediatrica che in età senile, quindi diciamo abbracciano tutte quante le fasce di età in vari tipi di sfaccettature che possono essere di drammatica oppure di leggera importanza. Ecco, come curarlo innanzitutto? Allora, sicuramente a riguardo dei traumi è tutto improntato sul tempo. La mia scuola ha sempre detto e sostenuto che praticamente la tempestività dell'intervento è del sanitario. È importante che il sanitario, il personale sanitario, come del resto anche il personale domiciliare quando si tratta di traumi infantili, di traumi, la mamma, gli insegnanti, se si tratta di infortuni scolastici e cose, sono di vitale e fondamentale importanza. Quindi noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che presenta delle grandi potenzialità a livello diagnostico e terapeutico, in quanto abbiamo pronto soccorso, radiologia attiva, abbiamo un servizio di odontoiatria pubblico del quale il dottore Bergamin siamo parte integrante, e possiamo dire che praticamente la tempestività e l'intervento di un personale che possa dare approccio diretto per sedare sia lo stato di shock, può riguardare chiaramente un bambino o una persona senile, e l'altra cosa è l'emorragia, la quale accompagna quasi sempre dei fenomeni del cavo orale, in quanto i traumi riguardano spesso in concomitanza denti, labbra, naso, lingua. Vogliamo ripetere brevemente quali sono i tipi di trauma? Che può essere scolastico, lei mi diceva? Sicuramente il trauma avvenendo in tutte le fasce di età può essere diviso in varie categorie, di cui alcune sono grosse, enormemente importanti e attuali. Sono il trauma scolastico, il trauma sportivo, va bene, perché ci sono alcune categorie di sport di contatto che prevedono il contatto e quindi l'urto. Il trauma lavorativo è un'altra cosa, assieme al grande trauma drammatico, che è quello del trauma stradale, diciamo così. Dottore Bergamin, ci risulta che sono frequenti in età pediatrica, forse anche un po' spiegabile, no? Data l'età. Assolutamente sì. Quali sono in particolare? Allora, in particolare, riallacciandoci a quello che dice il Ministero della Salute, in effetti c'è un'alta prevalenza per quanto riguarda i bambini e i soggetti nella prima infanzia e nell'età evolutiva. Quindi, come accennavamo prima col dottor Avecone, anche chi comincia un'attività sociale, chi interagisce con altre persone. E rifacendoci a quelli che sono i traumi più frequenti, abbiamo dei traumi che possono interessare i tessuti molli e i tessuti dentali. Il caso più frequente con la quale ci riscontriamo è quello, ad esempio, di una frattura dentale, in cui la mamma viene e ci porta il bambino, perché ha una frequenza maggiore nel maschio,
ci porta il bambino con l'elemento fratturato. Come dicevamo prima, la cosa più importante è attuare una tempestività dell'intervento. Quindi una volta scongiurate che ci siano possibilità di eventi fatali a strutture nobili, deve il bambino diciamo che giunge shock per far capire. Esattamente, il bambino che giunge alla nostra osservazione va valutato che tipo di trauma ha, se ha un trauma dentale, dei tessuti molli e quant'altro. Di conseguenza si interverrà con una corretta diagnosi e con una corretta terapia. Quello che mi sento di, il consiglio che mi sento di dare ai nostri spettatori è quello sulla conservazione dell'elemento, che sia esso un elemento fratturato o un elemento avulso, è importante conservarlo correttamente. Come? O in una soluzione fisiologica, che sarebbe la cosa ideale, ma non sempre è disponibile. Oppure nel latte, o se il bambino è cosciente, nella guancia, facendo attenzione che naturalmente non lo ingoi, altrimenti abbiamo perso il tutto. Dopodiché l'elemento può essere splintato o ricostruito. Ecco, questo diciamo. Vorrei aggiungere una sola cosa alla esposizione del collega Bergamin, che è stato molto esaustivo e preciso. Il follow up. Io sono un maniaco del follow up, il controllo nel tempo, che è di vitale importanza per il mantenimento, la filosofia di mantenere un elemento naturale, anche se perso, attenzione, cioè se il bambino viene portato con un dente avulso, spesso si può mantenere, purché assieme alle giuste terapie fatte dal professionista, si applica il follow-up, che è una cosa complessa, ma è una cosa che la mentalità odontoiatrica deve iniziare ad apprendere e ad applicare sul campo. Mi piacerebbe ripetere, lei ha detto, nel momento in cui si ha un trauma, si rompe un dente, come conservarlo? In una fisiologica, lei diceva, quindi sarebbe la cosa diciamo ottimale. Che gli spettatori deve essere idratato, deve essere idratato. Idratato, non si deve disidratare, altrimenti può andare incontro a perdita di colore e soprattutto nel caso di un'avulsione che nominavamo prima viene a mancare un elemento fondamentale che è il legamento parodontale, quindi una volta che l'elemento non viene conservato bene, anche se reimpiantato, può andare in anchilosi e andare incontro a perdita, quindi tutti i nostri sforzi vanno avanti. Perché diciamo, a volte si è portato, si rompe il dente, dice vabbè, quello è un pezzo di... si accartoccia nel fazzoletto e ce lo portano. Invece all'interno si rimane secca, un intorno. In bocca, l'ha detto il dottore, è fondamentale anche nella guancia. Se il bambino è vigile, o l'adulto è vigile, o il ragazzo è vigile che gioca a pallone e piglia una gomitata, prende un urto e cose, uno sportello di macchina, uno zaino, capita negli incidenti diciamo parascolastici, il libro, lo sportello della macchina con la folata di vento, l'ombrello, la pallonata, la gomitata, sono cose che noi vediamo di ordinaria amministrazione, quindi è di fondamentale importanza portare sia il frammento che sia un frammento o che sia un dente o più denti, perché lo specialista sa che cosa fare, assieme al controllo nel tempo, perché il nemico è dietro l'angolo, lo sappiamo, andremo a rimuovere dei meccanismi che ci sono a carico del dente, il quale quando viene rimesso, se non viene controllato periodicamente, anche se trattato per bene dall'endodontista, che è una scienza che riguarda lo studio del dente interno, purtroppo si appongono gli osteoclasti, che sono delle cellule deputate alla, diciamo, per dirla in gergo, sono le cellule che si appongono sul dente da latte quando il dente viene cambiato. Noi infatti un dente nasce radicolato quando c'è la permuta e quindi l'avvenuta in bocca, la risalita del dente permanente, il dente da latte viene fuori senza radice. Noi quando abbiamo un fallimento nello splintaggio, che è un principio di terapia che il dentista attua per fissare, perché la fissazione del dente ha avuto diciamo. Adesso il dottore Bergamin ci fa una delucidazione sullo splintaggio, che è una cosa che è uno dei presidi che di fondamentale importanza sia sul tempismo ed è anche l'unica arma che il dentista ha per fissare i tessuti dentari. Dottore Arrigoni, quali sono quelli maggiormente colpiti dai traumi del cavorale? Allora, abbiamo detto prima, abbiamo citato un po' tutte quante le categorie, tutte quante le fasce, dal bambino in età neonatale, pediatrica, che può avere un urto, al bambino che si può autoinfliggere delle lesioni con il ciucciotto, con la tettarella, che sono dei fenomeni che noi troviamo e li annoveriamo tra quelli iatrogeni, cioè quelli che noi ci provochiamo, alla persona anziana. Va bene, il quale può essere vittima di un incidente domestico, di un incidente stradale, di conseguenza appartiene a tutte quante le fasce e a tutti quanti i tipi di dentature, da quelle decidue a quelli protesici. Dottore Bergamin, diciamo un cattivo spazzolamento dei denti
può creare delle lesioni tali appunto da definire traumi del cavo orale. È assolutamente corretta questa domanda. Infatti, è una delle più frequenti cause di traumatismo che ci procuriamo, di autolesionismo, perché non corretta tecnica di spazzolamento, soprattutto in soggetti che hanno un biotipo gengivale particolare, può indurre questa problematica. Quindi eventualmente cambiando lo spazzolamento potremmo in qualche modo risolvere, no? Assolutamente, noi consigliamo sempre di adottare quella che è la tecnica di base modificata, che è una semplice tecnica in cui lo spazzolino va inclinato a 45 gradi rispetto all'asse lungo dei denti e bisogna effettuare dei movimenti circolari, tipo quelli che fa lo spazzolino elettrico. Il classico movimento avanti e indietro è consigliabile solo sulle superfici occlusali, cioè le superfici masticatorie. Le Triturador. superfici che guardano verso la guancia e verso la lingua invece andrebbero spazzolate con un movimento circolare. Questo perché anche una non corretta tecnica di spazzolamento può indurre dei problemi seri. Si va inizialmente a una situazione in cui la sensibilità aumenta, fino a casi in cui è necessario ricorrere a una chirurgia mucogengivale, quindi una problematica in più. Quindi, altra cosa che va sottolineata, molti pazienti vengono e mi dicono: io se non uso le setole dure sembra che non ho pulito la bocca. Errato, Cosa sbagliato. sbagliatissima! Va usato uno Medie. spazzolino a setole morbide o medie. Quello è il consiglio che ci sentiamo di dare. A proposito di educare alla pulizia dei denti, eccetera, l'educazione scolastica quanto è importante per conservare bene i nostri denti? È vitale. L'informazione non ha mai fatto danni a nessuno, sicuramente. Che cosa significa questo? Che praticamente già in età scolastica il bambino e anche il genitore o il docente, che è un educatore, è sempre un educatore, deve sapere che cosa fare, che comportamento usare in quei momenti che possono diventare drammatici di fronte a una caduta accidentale o un urto che può essere vario. Quindi di conseguenza sedare lo shock, l'emorragia. Diciamo l'approccio è subito l'intervento del sanitario, che può essere il medico di fiducia, può essere come in questo caso noi su Piedimonte abbiamo l'ospedale, va bene, che ha dalla radiologia alla struttura specialistica tutte quante le possibilità, compresa quelle delle informazioni. Noi, ripeto, siamo sempre disponibili a creare qualsiasi cosa possa costruire informazione odontoiatrica. Quindi possiamo dare un messaggio ai capi degli istituti che sarebbe importante, ecco, avere delle consulenze all'interno della scuola. Noi Sarebbe fondamentale questa, no? siamo aperti e perché ci tocca e perché ci piace, nel senso che l'odontoiatria ha fatto salti in avanti enormi negli ultimi 30 anni. Perché c'è stata un'emancipazione, cioè quello che si sente dire per televisione, per radio, sui social, ecco, non fa altro che informazione. Cioè, le persone più chiedono, più sanno, e chiaramente io, se voglio essere erudito in una branca nella quale non so, se chiedo a chi è di competenza, non può fare altro che istruirmi. Che cosa significa questo? Che il bambino più sa, l'istruttore più sa, il genitore più sa. E più è tempestivo e radicale, perché il successo di un fenomeno che può essere spesso è drammatico, come la perdita di parti o di denti interi, va bene, è di fondamentale importanza il trattamento, la tempestività e i controlli. C'è poco da fare, cioè la scienza è a questo punto, questo è lo stato dell'arte. Dottore Vecune, prima abbiamo parlato di tipi di trauma, eccetera. Quali sono i traumi del cavo orale più frequenti? Allora, li possiamo dividere in due tipologie: quelli iatrogeni, che noi ci provochiamo o che ci provoca la mano, e quelli accidentali. In quelli iatrogeni possiamo sicuramente descrivere quello che noi vediamo tutti i giorni, che sono lo spazzolamento, i traumi dati da una forma di stress scaricato sui denti, che è il bruxismo, che è una parafunzione. Sarebbe esattamente. Allora, è una patologia che non è una malattia, è una sindrome data da una triade, serramento, puntamento e digrignamento, Stringere la la quale bocca. provoca il discarico dell'ansia molto spesso, ed è una malattia psicosomatica, avviene sui denti. Consumando i denti, quindi si ha questa perdita di sostanze.
come altre patologie iatrogene sono, possiamo annoverare i traumi dati dall'onicofagia, la tricofagia, cioè il mangiare le unghie e le pellicine, le penne in bocca sono un altro fenomeno terribile. Tutto La frequente, sì. cattiva abitudine di aprire le bottiglie. Ah, addirittura. Addirittura sì, Sì, addirittura cioè. sì, purtroppo sì. Come quelle di cattive cure fatte dall'odontoiatra, sono comunque dei traumi accidentali, iatrogeni, provocati da trattamenti ortodontici. Il cattivo trattamento di malposizioni dentarie, Protesi incongrua. protesi incongrue, cioè anche l'uomo ci mette la sua parte. E poi ci sono quelli accidentali, che abbiamo detto si possono racchiudere da quelli scolastici, pediatrici, neonatali addirittura, vabbè, come la frenulectomia, che riguarda spesso il frenulo mediano superiore, fino ad arrivare Il tirante, quel tirante della lingua, il freno, lo bravo, no, lasciamo. non della lingua, labiale. Il labiale è quello, allora, il bambino quando impatta un oggetto, o il suolo, o anche la tettarella, il ciucciotto, la prima cosa che succede è che si recide il frenulo labiale. Dramma, quindi stato di shock del bambino che inizia a vedere il sangue, i genitori, la mamma sicuramente va in tilt, che cosa fare? Subito il sanitario. Il sanitario sa che cosa fare, come sedare l'emorragia, come sedare lo stato di shock, come tranquillizzare. L'igiene, mai tralasciare l'igiene, perché una ferita non guarisce in nessun senso, se in senso gengivale, che in senso labiale, oppure che ci siano essi punti di sutura alla lingua. Il trauma stesso accidentale, quindi entriamo in un altro paragrafo, se così lo possiamo chiamare, prevede l'approccio del dentista dopo che ha sedato i fenomeni emorragici. E in ultima analisi, passando per una cosa che si è vista prima e che è di vitale importanza per la diagnosi, l'uso di attrezzature radiologiche per fare diagnosi. La Immediato. diagnosi immediata, il trattamento immediato di immobilizzazione, sia esso di un frammento, sia esso di elementi dentari, con la metodica dello splintaggio, che può avvenire su basi varie, cioè ci sono trattamenti che sono previsti a seconda della scuola, dello specialista, della disciplina che segue, della filosofia che segue. Ci sono splintaggi con il metallo, con le fibre di vetro che sono più estetiche, varie cose, fino ad arrivare a delle vere e proprie docce che accompagnano all'immobilità. Quindi, per secondo me, la mia scuola di pensiero, assieme a questo tipo di filosofia che il dentista deve applicare quanto prima possibile, è di vitale importanza il mantenimento dell'igiene orale, perché è una delle cose tipiche che il bambino, il ragazzo, non lava per paura, ed è una cosa sbagliata, e il controllo a distanza, perché ci permette di monitorare mano a mano nel tempo sia i problemi legati al colore, che può essere il danno più piccolo, ma la vera e propria perdita dell'elemento dentario. Penso di essere stato chiaro, esaustivo, poi se c'è qualche altra cosa. No, siamo alla fine, l'ultima domanda, come curarle? Allora, come curarli dipende essenzialmente anche dal tipo di trauma che c'è stato. Come diceva anche il dottore Avegone, quando c'è una mobilizzazione, la cosa più importante è effettuare uno splintaggio, cioè diciamo, un'ingessatura che andiamo a creare con i denti adiacenti in modo da favorire la stabilizzazione del frammento. Un altro aspetto importante che mi viene da sottolineare è il fatto che a volte quando avviene un trauma senza che rilasci un seguito, quindi senza fratture, senza edemi, senza nulla, anche quello va tenuto sotto controllo, perché a volte può verificarsi anche una necrosi asettica dell'elemento dentale, quindi anche in presenza di in assenza di batteri ci può essere una morte cellulare. Quindi è quello che dicevamo prima, la tempestività dell'intervento fa la differenza. E consentitemi di dire, adesso purtroppo stiamo vivendo una situazione di pandemia in cui la gente è terrorizzata. La cosa importante è sempre la prevenzione, quindi recarsi dai professionisti perché rappresenta ancora un ambito sicuro, quello odontoiatrico. Fortunatamente io ho la fortuna di collaborare con l'ospedale di Via di Montemadese, con il dottor Avegone e con un'ottima equipe sia a livello medico che paramedico, in cui ci sono anche i colleghi, il dottore Nuzzo e il dottore Manfredonio, e mi sento di dire che effettivamente ancora oggi si fa poca prevenzione. Quindi, come dicevamo anche prima, un errato spazzolamento può portare a dei problemi seri. Quindi la prevenzione è fondamentale.
Bene, la nostra trasmissione termina qui. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti e ovviamente ai nostri ospiti, alla regia. Sigla, alla prossima.